commentare intanto il gol di Delle Monache al 90esimo, che ha pensato il presidente in quel momento? Che la porta avevano tolto veramente il pullman davanti alla porta, perché oggi il portiere ha parato tutto quello che c'era da parare. Ci abbiamo provato in tutti i modi, non ci eravamo riusciti, e alla fine aveva preso anche la palla di, se non vado errato, di De Sogus, e poi quasi quasi prendeva anche quella di Delle Monache. Quindi è andata bene, perché sarebbe stato veramente un peccato non vincere questa partita. Pescara ha creato tante palle gol, ha detto lei della prestazione del portiere Bisogno, che almeno su Cupone Craia in tre occasioni è stato strepitoso, ma non solo. Palla porta stregata, Pescara che ha giocato bene, ha da rimproverare qualcosa ai ragazzi fino al 90esimo? Perché sembrava comunque l'ennesima giornata storta di una squadra che non sapeva più vincere, poi però è arrivata la vittoria. Ma sai, quando tu giochi in casa e nelle ultime partite non hai fatto bene, il pubblico, un certo pubblico, perché devo dire che i tifosi hanno sostenuto la squadra fino alla fine cantando e incitandoli, un certo pubblico, quello della tribuna, che si lamenta di tutto, purtroppo critica a prescindere. È chiaro che magari poi la palla comincia a scottare, soprattutto quando entrano. Oggi abbiamo finito la partita con 6 under, quindi è anche da rimarcare questo aspetto. Quindi ci vuole pazienza, la squadra ha avuto pazienza, è stata brava e alla fine è uscito il gol. Monterossi ha segnato al 93esimo con Costantino, quindi 1-1 il Crotone, che però è troppo lontano, però questi tre punti consolidano un terzo posto che sembra in cassaforte, perché comunque il Cerignola, come da previsioni, ha perso a Catanzaro, domani giocherà la Juve Stabia, ma il Pescara, diciamo, ha saldamente in mano la terza posizione. Ma in cassaforte non c'è nulla, ecco, questo non dobbiamo sbagliare, non dobbiamo credere che siamo già arrivati. Noi dobbiamo guardiamo il Crotone, guardiamolo, anche se è lontanissimo, e quindi dobbiamo avere quello stimolo lì. Due domande da parte mia prima di quella del studio di Fabio Ferraresi e Massimo Profeta. La prima chiaramente sul mercato, presidente. Ieri ho notato, e come l'ho notato io, credo l'avete notato anche voi, che Ricci, Merola, Tramoni, Carretta, i vostri quattro obiettivi, non hanno messo piede in campo. Ma i nostri quattro obiettivi, è chiaro che tutti quanti guardano gli obiettivi, guardano i giocatori che possono darci una mano, però noi ci teniamo stretti quelli che abbiamo. Io ho sempre detto, ho detto anche a Dellicarri, di non avere nessuna fretta, perché questi ragazzi hanno fatto un bellissimo campionato fino ad oggi e non sono da meno a quelli che dovrebbero o potrebbero arrivare. Quindi arriveremo alla fine del mercato, come succede sempre in Italia, se ci sarà la possibilità di migliorarci lo faremo, ma prendere per prendere non esiste. Mi dice di questi quattro chi è quello che le piacerebbe di più, adesso al di là se può venire o meno. Ma sono quattro giocatori bravi, però non, ripeto, non è che dobbiamo prendere dei giocatori perché sono migliori dei nostri. Noi abbiamo dei giocatori bravi che possono fare bene, e come hanno fatto fino adesso. È molto diplomatico sul mercato il presidente, però le volevo chiedere sull'ennesimo processo che ha dato ragione al Pescara, perché è stato prosciolto nella giornata che ha segnato invece il meno 15 della Juventus. Qual è la sua opinione? Ma la mia opinione è che il processo, per quanto ci riguarda, non si doveva nemmeno riaprire. Sono curioso di leggere le motivazioni, perché secondo me, per quanto riguarda le altre squadre, è stato proprio questo il motivo. Non si può processare una persona per due volte sulla stessa cosa. Questa è una legge, non la dico io questa cosa. Quindi noi eravamo tranquilli prima, lo siamo adesso. Poi io in casa degli altri non guardo. Io so che mi hanno contestato un'operazione di Brunora e Masciangelo, e credo di aver dimostrato in quelle due operazioni di essere bravo. E quindi di che cosa parliamo? C'è una nuova operazione sulle plusvalenze che si dice potrebbe coinvolgere la Juventus. Il Pescara è tranquillo? Abbiamo fatto un'operazione, quindi se la ripetiamo all'infinito, questa operazione può darsi, ma non credo che ci riguardi. Studio per il presidente. Fabio. No, io innanzitutto saluto il press, faccio i complimenti per questa bella vittoria. Ciao Fabio. E come ho detto prima con Massimo, volevo fare un plauso, e non so se tu sei d'accordo, a come ha interpretato il ruolo che gli ha dato comunque Colombo a Delle Monache, perché un ragazzo che, anche se viene chiamato in causa pochissimi minuti, si fa sempre trovare pronto, e io credo che lui possa dare qualcosina in più nel contesto di una partita, al di là di quei 7, 8, 10 minuti che fa. E non so se tu sei d'accordo che uno di quelli che ogni volta che viene chiamato in causa lo fa alla grande. Sì, ma io l'ho rimarcato anche quando purtroppo è stato sfortunato su quel rigore
che abbiamo preso in casa. Marco ci mette l'anima ed è la cosa più importante, poi ha qualità tecnica e oggi l'ha dimostrato. Il mister secondo me lo sta gestendo anche molto bene, perché non ci dimentichiamo che in Serie C di quest'età ne giocano veramente molto pochi, e Marco ha già fatto diverse presenze, ha già fatto un bel minutaggio, sicuramente da qui alla fine ci darà una bella mano, sono straconvinto di questo.